Buonasera, buonasera, buon sabato sera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Masterchef. Bentrovati a tutti i cari telespettatori, siamo tornati per la gioia di tanti e tanti amici che seguono il nostro programma e mi scuso con gli amici di Crotone perché c'è molta gente che scrive al nostro indirizzo email perché purtroppo ancora non riesce a vederci, però stiamo risolvendo i nostri problemi, vi chiediamo soltanto un attimino di pazienza, quindi se qualcuno può riferire ai nostri cari telespettatori di Crotone che ci siamo quasi, gliene sarei grata. Quindi benvenuti a tutti, ancora una puntata di Masterchef e come vi avevo preannunciato questa sera ci dedicheremo ai dolci pasquali, visto che voi siete così golosi, ce l'avete richiesti, quindi non potevamo non farlo e questa sera lo faremo insieme all'amico Luigi. Buonasera chef, benvenuto. Buonasera a lei e a tutti i nostri amici che ci ascoltano da casa. Benvenuto, buonasera. Salutiamo anche gli amici che sono con noi, abbiamo due amiche, salutiamo la signora Rita, buonasera Rita, la signora Marisa, buonasera, il nostro amico Francesco che viene dalla Lamezia dei servizi, aiutami un po', servizi e ristorazione. Ok, perfetto, dalla Lamezia Terme, la signora di Soverato e la signora di Catanzaro. Quindi siamo insieme ai nostri tre amici che ci terranno compagnia. Chef, noi siamo pronti perché in questi giorni, se lei ha seguito i nostri programmi, c'è molta gente che ci chiede quando fate le cuzzupe, quando fate la pastiera, i dolci di Pasqua. Iniziamo stasera con lo chef Luigi. Siamo ecco. Qua. Poi continueremo nel corso delle nostre puntate a proporvi altre tipologie di dolci. Ci saranno anche altri pasticceri che ci faranno vedere come si preparano altri dolci, faremo anche le uova di Pasqua, quindi abbiate pazienza perché senz'altro sarete esauditi in tutto e per tutto. Allora chef, noi siamo pronti, lei è anche pronto, siamo vedo. Pronti, grazie. Prego, allora possiamo questa andare. Sera facciamo, lo diciamo, tre ricette in particolare, facciamo sì. Le cuzzupe, le nepitelle e la pastiera, quindi i dolci più o meno quelli classici, la quelli pastiera tipici. La faccio a modo mio. A modo tuo, certamente anche perché sicuramente poi qualcuno ci chiamerà per dirci delle varianti, magari i loro modi di preparare questi dolci. Beh, certamente ognuno la può ognuno fare può come desidera. Variare, c'è una ricetta base sulla quale ognuno poi può variare, io certamente. Da cosa iniziamo? Guarda, iniziamo con il grano. Per la pastiera a questo punto? Per la pastiera. Ok, per la il pastiera. Ripieno, Rossella. Il ripieno della pastiera, sì, perché c'è iniziare. Sia il ripieno che l'impasto. Sì. Okay. Guarda, noi abbiamo messo qua il grano. Sì. Intanto, ecco, tra poco faremo vedere anche tutti gli altri ingredienti in sovrimpressione. Io intanto inizio a ricordarveli, quelli che sono. Mettiamo, allora, il burro, la margarina, Rossella. Sì. Un attimino, solo Luigi, così io li dico. Intanto poi sì. Continuerà pure a lavorarli. Allora, per la pasta, per l'impasto di questa pastiera serve 1 chilo di farina, 600 grammi di zucchero, 6 uova, solo i tuorli, anzi 6 tuorli, un limone grattugiato, 250 g di margarina vegetale, un bicchiere di olio d'oliva, un bicchiere di latte e una bottiglietta di quelle piccoline di rum, che sì, è da qualche parte, allora. Ce l'abbiamo, vero? Sì, sì anche sì, sì, lì sì, il rum. Ok, intanto qui abbiamo il grano. Abbiamo il grano, abbiamo la margarina e adesso mettiamo 300 g di latte. Ok. Va bene, Rossella? Abbiamo uno e mettiamo. Stiamo facendo il ripieno. Rossella, questo con il grano il ripieno, vero? Sul fuoco, sì. Ok. Quindi regia, mandiamo sia sì, l'impasto che il ripieno, abbiamo due procedimenti differenti. Quindi sì, li mettiamo sul fuoco. Perché? E ripeto anche, dico anche, anzi, gli ingredienti per il ripieno. 700 g di ricotta pecorina, 600 g di cioccolato fondente, 500 g di grano, che è proprio questo sì. Che stiamo lavorando, sì. 7 uova intere e 3 tuorli, sì. Poi aroma ai fiori d'arancio, 2 bustine di vanillina, una bottiglietta di rum di quelle piccoline e un limone grattugiato e 60 g di margarina. Noi nel frattempo, Rossella, prepariamo la pasta. Ok. La pasta frolla. La pasta frolla, giustamente, anche quella incuriosisce sì. Molto i nostri telespettatori. Intanto stiamo vedendo la prima pagina della pastiera per l'impasto. La pagina successiva, poi tra qualche minuto, vi faremo vedere anche quella per il ripieno. Andiamo pure con la pasta Rossella, frolla. Allora, facciamo la pasta frolla e mettiamo 1 chilo di farina. Uh-huh. Facciamo un bel cerchio.
Così. Mettiamo lo zucchero a velo. Lo zucchero a velo. Si potrebbe usare anche lo zucchero normale anziché quello a velo, sì. Io la sto facendo a modo mio, Rossella. Mm-hmm. Ok. C'è lo zucchero, però io preferisco con lo zucchero a velo. Va bene. È più leggero, forse? Sì. Più delicato. Abbiamo messo 100 grammi di zucchero a velo, Rossella. Adesso mettiamo 6 tuorli. Stiamo preparando, vi ricordo, la pastiera napoletana, che è un dolce che in questi periodi si trova molto facilmente sulle tavole degli amici napoletani a Pasqua. Questo dolce dicono che sia simbolo della primavera, signora Rita, questa primavera. Ed è anche buona, Rossella. È anche buona. E infatti non vediamo l'ora di assaggiarla. Simbolo della primavera e proprio i due ingredienti che la contraddistinguono, che proprio le danno il tocco primaverile, sono i fiori d'arancio, l'aroma ai fiori d'arancio e il grano. Vero Luigi? Che sono gli elementi base poi di questo dolce. Stiamo prendendo solo i tuorli, vi ricordiamo. Di zucchero 100 grammi, vero Luigi? Di zucchero 100 grammi. Di zucchero 100? 600. 600, sì. Giusto. Ah, ok, perché avevo sentito diversamente. Sì, la pagina successiva, regia, invece del ripieno. Allora, abbiamo messo sempre della pastiera, le uova. Poi mettiamo l'olio. Ok. Mettiamo la vanillina, qua ci sono vanillina, due bustine. Poi mettiamo la buccia di un limone grattugiato. Il limone grattugiato anche. Signora Marisa, lei li prepara questi dolci? Imparerò. Imparerà. La pastiera non l'ha mai fatta? Mi viene un po' difficile. Ah, è un procedimento abbastanza elaborato comunque. Lo vedo, è abbastanza elaborato. Rossella, scusa, potresti gentilmente girare? Sì, come no, ricordiamo che sul fuoco abbiamo il grano, eccolo qui, per il ripieno. Grano con margarina, vero Luigi? Sì, sempre margarina uso io, Rossella. Ma questo è grano e margarina e basta, vero? E forse qualcos'altro? È il latte, ecco, latte. Giustamente. Sì, c'è il latte. Si sta sciogliendo per bene anche la margarina. E la signora Rita invece la prepara, la sa preparare la pastiera? Sì. L'ho fatta alcune volte. Non sarò brava come il nostro chef, comunque. Rossella, abbiamo messo la margarina qua nell'impasto, Sì? Quindi margarina sia da questa parte. Sì. No. Starò attentissima. Se no, stasera non ne mangi. No, assolutamente, la voglio assaggiare. Allora, mettiamo una bottiglietta di aroma rum. Ok. Infatti. Pronto? Pronto? Buonasera. Latte. Buonasera, sono Concetta della Mezzi. Benvenuta Concetta, ci dica. Allora, vorrei sapere una curiosità. Sì. Come va fatto la glassa delle cuzzupe? Signor, la glassa delle cuzzupe, la glassa, ho capito bene? Quella bianca. Quella bianca di sopra, signore. Sì. Allora, quella dovete praticamente fare frullare i bianchi dell'uovo, signore. Li frullate a neve e poi con un pennellino spolverate le cuzzupe di sopra. Va bene, grazie. Prego. Grazie a lei signora, buonasera. Buonasera. Allora Rossella, mi sembra che abbiamo messo tutto. Okay. La farina, lo zucchero a velo, 6 tuorli, un limone grattugiato alla buccia, 250 grammi di margarina, poi un bicchiere.